abbiamo seminato fino a 74-75, poi non l'abbiamo più fatto per un bel po' di anni. Nell'88 ti è venuta la voglia di riseminare la segale. Ne abbiamo seminate un po' su un pezzo di campo, però non è germogliata. Io ero un po' anche disperata perché dico, cacchio, abbiamo perso i semi. Allora abbiamo preso un piatto, l'ho bagnato, l'ho tenuto bagnato, però ho visto che hanno cominciato a germogliare. Da un cucchiaio hanno fatto un chilo e poi piano piano l'ho riseminato l'anno dopo, per cui dopo l'ho distribuito un po' a tutti. E l'ultimo in prestito che ho fatto, l'ho fatto proprio l'anno scorso, il 2014, a un signore che anche lui vuole incominciare a rimettere giù la sega, che loro hanno anche il forno in casa. La sua mamma e il suo papà avevano il forno che andavamo tutti a fare il pan di segale lì. Io faccio il prodotto dall'inizio alla fine e garantisco quello che uso. Nei campi non uso diserbanti, per cui semino e quello che il terreno mi dà io raccolgo. Da lì, avendo anche il mulino, la maciniamo noi, per cui la farina esce con tutte le sostanze. Noi la chiamiamo la filiera etica del pane. Utilizziamo il metodo di una volta in pratica. Abbiamo sempre il lievito madre, c'è un pezzo di pasta del giorno prima che aggiungiamo alla pasta che vogliamo fare il giorno dopo. Non usiamo lievito di birra, lievito di niente. Non forziamo niente. È il tempo che fa tutto. Praticamente il pane di segale per noi era la prima cosa, ecco. Il mio papà mi scaldava il forno, allora c'era ancora, stava su con le mucche, mi preparava il forno caldo, io andavo su con l'impasto già pronto, facevamo le pagnotte. E dopo il mio marito la diceva, allora se vuoi fare il pane ti faccio il forno, e l'ha fatto qui dove una volta c'era il casello del latte. Faccio ancora il pane come si usava una volta, con lo stesso procedimento, per un po' voglio mantenere queste tradizioni, per un po' far vedere alle mie nipotine come si faceva una volta, come si viveva una volta. E cosa roba sarà in tutto? Saranno 4-5 kg di pane in tutta questa roba? Vediamo tutto. Te uno per te ce l'hai per il pranzo? E quello che hai già messo via? No. No, allora tieni. Se lo prendo. Grazie. Grazie.
Con la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale si pone attenzione per quell'insieme di pratiche e saperi culturali che contribuiscono a definire l'identità di ogni comunità. È un patrimonio vivo che si manifesta grazie all'uomo, si trasferisce, si trasmette, spesso si trasforma grazie al protagonismo delle comunità. Sono le nostre tradizioni orali, le arti performative, saperi tecnici e naturalistici, eventi rituali e festivi, sono le nostre eredità culturali. Il progetto ECHI si occupa di aree trasfrontaliere, come lo sono la Valtellina e la Valposchiavo, aree di confine dove i patrimoni culturali e materiali sono spesso stati i protagonisti di comune vicende, proprio come la storia del pane di segale. Quando parlano della Valle di Poschiavano parlano anche del nostro pane e la valle dal pane di segale. E per noi è un motivo di vanto. Il nostro pane ha avuto successo per il fatto che si può anche trasportare e mangiare dopo 2 giorni. È quello che ci dà un po' la possibilità di emergere. E spediamo regolarmente anche pane in Svizzera interna o un po' schiavini che lavorano di là, che prendono magari un sacco di pane, lo congelano, lo fanno seccare. È un pane che va venduto, sì, in tutta la Svizzera. Alla mattina quando arrivo che c'è un diverse ceste piene, alla fiera non c'è più niente, la soddisfazione più grande che si può avere. E inoltre ho il figlio che ha anche imparato e anche lui dimostra un bel interesse e sono contento perché magari va avanti la tradizione. Da noi la tradizione era che il pane si faceva magari una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, non solo per la famiglia, ma anche magari per i parenti. Questo pane praticamente veniva allineato nelle assicelle per poterlo avere secco. Pane per la casa contadina era basilare e quindi ci voleva anche il forno. È stata la Gennara Rondini che mi ha dato i primi 5 chili di segale e io quando gli ho detto quanto ti devo pagare questa segale, lei mi ha detto no guarda, noi vogliamo mantenere la tradizione, se tu decidi di fare il contadino qui io ti do 5 chili di segale, quando tu la raccogli mi ridai i 5 chili di segale. E così è andata. L'anno scorso abbiamo, come gruppo di agricoltori biologici della Valle di Poschiavo, abbiamo fondato una società cooperativa con lo scopo di produrre granaglie. Abbiamo visto che negli ultimi anni è diminuito fortemente la produzione e avevamo paura che un giorno sparisse. Questo, a nostro modo di vedere, sarebbe una grossa perdita culturale, anche materiale, della nostra valle. Vogliamo coltivare il grano come si faceva una volta, far sì che il sapere non vada perso. Questi prodotti ci permettono di arrivare su un mercato che richiede sempre di più prodotti territoriali coltivati biologicamente, ma anche prodotti che abbiano una storia, e i nostri prodotti ce l'hanno, la nostra segale ha una storia.
questo è un lavoro che dà molta soddisfazione, perché tu lo puoi creare una cosa, può venire bene o male, poi la correggi e fai, però alla fine hai la soddisfazione di fare qualcosa che veramente l'hai creata te.